Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane. Iniziamo con il primo relatore, Allegretti, a cui diamo il nostro benvenuto. Buongiorno a tutti. Per molti di noi è stata una giornata con un'alzataccia e io ho la fortuna di essere il primo relatore. Mi ricorda i giorni in cui andavo a scuola, perché quando c'era da interrogare dicevano: chi è il primo? Allegretti. E vabbè, è la fortuna di chiamarsi con la A. Allora, partiamo. Vogliamo presentarvi oggi un modulo che abbiamo creato noi di MKT e che si occupa di bilancio UE all'interno di Odoo. Questo modulo, vi chiederete, magari qualcuno potrebbe avere qualche domanda relativa al fatto perché ci siamo così interessati di questo bilancio UE. Quindi parto con una breve cronostoria di quello che è stato il bilancio UE, che prima si chiamava bilancio CE. È una storia abbastanza lunga, inizia 30 anni fa, nel 1993. In Italia abbiamo adottato una direttiva comunitaria, Comunità Economica Europea, che era del 1978. Come al solito in Italia siamo molto veloci nell'adottare le direttive comunitarie. Il bilancio CE di allora ha creato uno standard per la rendicontazione dei bilanci annuali aziendali, e lo standard consente di poter raffrontare fra di loro i bilanci di aziende che prima erano difficilmente omogenei. Nel 2009 questo standard è stato arricchito con la tassonomia XBRL, che consente di indicare in forma strutturata i dati del bilancio. In precedenza i dati del bilancio venivano presentati in Camera di Commercio sotto forma di fogli PDF o addirittura in precedenza come pezzi di carta. Quindi l'XBRL è stato un grosso passo avanti, perché ha consentito di avere dei dati strutturati. Inizialmente i dati strutturati erano solo relativi alla parte dati di bilancio. Successivamente, nel 2014, è stato ulteriormente arricchito lo standard della tassonomia e sono stati inseriti dei descrittori per la parte di nota integrativa. Nota integrativa che è costituita da tabelle, dati, ma anche da molte parti testuali. I commenti, l'introduzione alla nota integrativa, tutte quelle parti che i nostri commercialisti sono così bravi a redigere. L'introduzione della nota integrativa sotto forma di XBRL è stato un dramma psicologico per i commercialisti, perché li ha costretti a non poter più fare la nota integrativa in Word e scrivendoci dentro tutto quello che volevano. Diciamo che questo è stato un grosso dramma psicologico. Ultimo passaggio: nel 2016 l'Unione Europea ha emanato una nuova norma che aggiorna la precedente della Comunità Europea e l'ha fatta evolvere sostanzialmente senza snaturare quello che c'era prima, ma creando uno strato di norme che sia più omogeneo a livello di Stati dell'Unione e in qualche modo spingendo tutti gli Stati dell'Unione all'adozione di questo tipo di standard. Abbiamo parlato di XBRL. Cos'è questo XBRL? XBRL è XML Business Report Language ed è un sistema di metadati, di norme di codifica che consente di inserire all'interno dell'XML dei dati strutturati relativi, dati finanziari strutturati anche in maniera molto complessa. L'adozione dell'XBRL parte dall'OIC, che è l'Organismo Italiano di Contabilità, che collabora con il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Dottori Commercialisti,
ed è normato da XBRL Italia, che è un branch dell'XBRL internazionale. Sul sito di XBRL.org è possibile trovare i file della tassonomia. Sono dei file che descrivono in maniera appunto molto dettagliata i vari tipi di bilancio. Abbiamo il bilancio d'esercizio, il bilancio abbreviato, il bilancio consolidato e per ultimo è entrato anche il bilancio micro per le microimprese. Ai fini della presentazione in Camera di Commercio, il file XBRL deve essere completo, sì, attualmente deve essere completo sia della parte dati di bilancio che della parte relativa alla nota integrativa. Vedremo che la parte che abbiamo predisposto noi in Odoo in realtà si occupa solo della parte dati di bilancio, perché ovviamente la nota integrativa non è uno strumento, non sono strumenti che sono direttamente inseriti in Odoo. Possiamo trovare anche sul sito, se uno va in internet e cerca tassonomia italiana, trova di tutto e di più. Sul sito dell'AGID, l'Agenzia Italiana per la Digitalizzazione, troviamo che l'AGID dice che il formato XBRL è stato adottato per garantire la fruibilità e la circolazione di dati finanziari. E questo è stato molto importante perché in questo modo, di fatto, il formato XBRL nel tempo, specialmente per la parte relativa ai dati di bilancio, è diventato uno standard di fatto per il trasferimento dei dati di bilancio tra vari software, tra vari servizi, attraverso il commercialista, eccetera. La situazione attuale da cui siamo partiti come esigenza a livello di Odoo è questa. Quando abbiamo approcciato Odoo all'inizio, ci siamo accorti che all'interno di Odoo c'è uno strumento per fare una cosa che si avvicina molto a quello di cui abbiamo bisogno, cioè il bilancio UE, ma è basato su misreporting, che è uno strumento, diciamo, universale per la generazione di reporting. Ci sono due report precaricati, uno si chiama bilancio CE conto economico e l'altro si chiama bilancio CE stato patrimoniale. Questi report di misreporting risentono della complessità strutturale del bilancio CE, bilancio UE. E in particolare, i difetti che noi abbiamo notato nell'utilizzo di questo strumento sono questi. Vengono generati due report separati. Cosa banale, però i commercialisti e gli imprenditori sono abituati ad avere un report unico in cui ci sono dentro sia lo stato patrimoniale che il conto economico. Vabbè, si può soprassedere. Abbiamo detto che questi report contengono già al loro interno una riclassificazione relativa al piano dei conti standard di Odoo, però questa riclassificazione di fatto è un po' incompleta, ci sono alcune sbavature, quindi andrebbe completata, adattata dalle varie aziende. In più, se le aziende vanno ad arricchire il piano dei conti standard di Odoo con delle zone loro o con dei conti che non siano quelli standard, anche in questo caso bisogna intervenire sul misreport per adattarlo. E non è certo una cosa alla portata di un capo contabile, richiede l'assistenza funzionale di un informatico. E la cosa forse più grave dal nostro punto di vista è che questi report non avvisano di eventuali conti movimentati a valore diverso da zero nel periodo, per cui uno si può trovare molto facilmente con un bilancio, con un report di bilancio creato da misreport incompleto o inesatto. Partendo da queste, diciamo, lacune, che a nostro avviso, MKT ha creato un modulo che si chiama LN10 IT Account Balance UE, e utilizzando l'esperienza pluriennale che MKT ha su questo argomento, perché siamo partiti praticamente all'inizio, nel 1996, siamo stati per un certo periodo anche fornitori della Camera di Commercio di Milano per quanto riguarda software che riguardavano il discorso del bilancio. Attualmente questo modulo è una PR di Odoo, quindi la trovate nella zona delle PR ed è in attesa di accettazione. Quindi più lo usate, più è facile che entri nella
nella parte standard dell'implementazione italiana. Quali sono gli obiettivi di questo modulo? Prima di tutto mettere a disposizione dell'azienda e del suo capo contabile uno strumento facile da utilizzare, sicuro e immediato. Poi fornire una struttura di voci di bilancio standard che sia possibile utilizzare tranquillamente per fare la riclassificazione con la certezza che il formato che stiamo utilizzando, le voci che stiamo utilizzando sono conformi alla tassonomia. In particolare è stata usata l'ultima tassonomia disponibile e la sua versione di bilancio d'esercizio, che al suo interno contiene di fatto anche gli altri tipi di bilancio, il bilancio abbreviato e il bilancio micro, che non sono altro che dei sottoinsieme della tassonomia principale bilancio d'esercizio. Abbiamo detto uno strumento sicuro perché vengono fatti anche dei controlli sulla qualità del bilancio che viene generato e in più questo strumento consente la generazione del file in formato XBRL di esportazione del bilancio. Quindi questo file XBRL può essere poi trasferito verso il commercialista che ha già un input precaricato per i suoi software, oppure può essere utilizzato per trasferire il bilancio verso altri software che magari si occupano di analisi di bilancio piuttosto che di altre cose. Cominciamo adesso a vedere com'è stata l'implementazione. Questa maschera che vedete di fronte può sconvolgere qualcuno di voi, c'è la barra rossa invece che viola, ma perché il rosso è il nostro colore sociale, per cui è stata adattata un po' alla grafica di Odoo. Sempre di Odoo si tratta, eh? All'interno del menu di configurazione dell'app Fatturazione e Contabilità troviamo una nuova funzione che si chiama Voci di bilancio. Voci di bilancio è semplicemente la presentazione dell'elenco delle voci che compongono la tassonomia e verrà utilizzato per poi poter selezionare i dati per la riclassificazione. Queste voci di tassonomia non sono modificabili in quanto conformi alla tassonomia stessa, quindi abbiamo preferito evitare che qualcuno andasse a pasticciarci. Sempre nella parte di configurazione di Odoo, di configurazione dell'app fatturazione, troviamo ovviamente il piano dei conti, quindi accedendo in dettaglio a un conto, vediamo che nella maschera di dettaglio del conto c'è una nuova zona che si chiama Associa Bilancio UE. E all'interno di questa zona abbiamo due voci, due campi nuovi, campo dare bilancio UE e avere bilancio UE. I valori che devono essere inseriti in questi campi vengono selezionati da delle tendine in cui è presente la ricerca testuale, però il modulo, quando viene caricato all'interno di Odoo, si occupa già di fare una pre-riclassificazione del bilancio standard. Ovviamente è basata sul bilancio standard della contabilità italiana. Eventuali voci aggiuntive o strutture aggiuntive rispetto al piano dei conti standard andranno riclassificate successivamente da parte del capo contabile. Abbiamo visto che ci sono due campi, in genere è sufficiente popolarne uno solo perché una volta popolato per esempio il campo dare, l'altro viene assunto uguale, cioè in caso uno dei due non sia presente si assume che sia uguale all'altro, quindi è sufficiente riclassificarne uno. In alcuni casi specifici è utile riclassificarli entrambi. Uno degli esempi è quello delle banche. Perché se io riclassifico sia la voce dare che la voce avere, avremo che in base al segno del saldo del conto banca, questo conto verrà associato o alla parte attivo liquidità correnti o alla parte passivo debiti verso banche. Questa è una delle funzionalità che ai commercialisti fa comodo ed è una delle abitudini dei commercialisti italiani. Passiamo adesso alla parte di generazione vera e propria del report. Nella zona rendicontazione, sempre dell'app di fatturazione,
Abbiamo un wizard che consente di selezionare alcune semplici voci per far partire il report. Abbiamo ovviamente l'intervallo di date, abbiamo la possibilità di selezionare se il bilancio deve essere redatto in euro, quindi con i decimali o in unità di euro. Abbiamo la possibilità di nascondere i conti a zero, la possibilità di considerare solo le registrazioni confermate e non quelle in bozza. E soprattutto abbiamo la possibilità di ignorare le registrazioni contabili di chiusura, sempre che noi l'abbiamo fatto sulla sorta del modulo Fiscal Year Closing di OCA. Questo perché? Perché se c'è da redigere, da stampare il bilancio di un anno già chiuso, tipo non so, adesso il 2021, probabilmente sul 2021 le aziende hanno già fatto le operazioni di chiusura e riapertura. E io avrei normalmente avrei una situazione a fine anno completamente a zero. La possibilità di ignorare le registrazioni di chiusura mi consente di redigere comunque, di stampare il bilancio UE. Direi che mi rimangono pochi minuti, direi che possiamo concentrarci su quelli che sono i controlli che vengono fatti dal modulo sul bilancio UE stesso in fase di redazione. Ogni volta che viene fatto partire il report, in fase di avvio, il programma fa dei controlli sulla qualità del bilancio. In particolare segnala se ci sono dei conti a saldo non zero, quindi rispetto all'intervallo di registrazione, l'intervallo in cui sono state selezionate le registrazioni, il conto è a saldo non zero, ma non viene utilizzato nella riclassificazione, non viene riclassificato. Inoltre segnala se il valore del totale dell'attivo e del totale del passivo sono diversi, perché in questo caso il bilancio si dice che non è quadrato, quindi è un errore dal punto di vista contabile. E in più c'è un altro controllo minore che dice che guarda se il totale del conto economico, cioè l'utile, coincide con la voce utile d'esercizio del passivo. Però quello serve solo per i bilanci già chiusi, per quelli che si stanno redigendo, ovviamente quella voce lì in genere è a zero. Il bilancio UE viene calcolato come somma gerarchica di tutte le voci che vi sono contenute, e questo è automatico, ovviamente. In più vengono applicati un altro paio di operazioni automatiche sul bilancio, sempre. In particolare, viene riportato in automatico dal modulo, viene riportato in automatico la somma dei conti economici, cioè l'utile d'esercizio, viene riportata in automatico nel passivo alla voce patrimonio netto utile d'esercizio. Quindi in questo modo, anche quando il bilancio non è ancora completamente redatto dall'azienda, avremo un bilancio UE quadrato in cui la parte passivo e la parte attivo coincidono. Le parti di anteprima non ve le posso far vedere perché erano delle slide. Comunque, l'anteprima dei report, diciamo, rimane che il report genera la visualizzazione dell'anteprima video, genera il PDF del bilancio UE e poi genera un'esportazione in Excel che può servire per fare dei conti ulteriori sul bilancio o per trasferirlo ad altri, piuttosto che ovviamente, dulcis in fundo, il formato del file XML, XBRL. L'XBRL è sostanzialmente uno degli obiettivi principali di questo modulo, perché secondo noi è estremamente importante che sia disponibile, anche perché l'imprenditore deve essere consapevole che poi questo XBRL verrà usato dalle banche per calcolarsi il Basilea 2, cioè valutare l'affidabilità bancaria dell'azienda. Viene usato anche dal Midocredito Centrale per valutare se l'azienda può accedere ai fondi di garanzia e in generale può essere utilizzato per... no, c'è un'altra cosa molto importante. Ultimamente è entrato in vigore il codice della crisi, che serve per obbligare, tra virgolette, gli imprenditori a fare dei controlli periodici sulla propria azienda. Quindi ogni 6 mesi bisogna sapere lo stato di salute dell'azienda. Anche questo
anche questi codice della crisi ha degli indicatori che sono basati sugli indici della crisi e sul DSCR. Questi indicatori sono per il 99% legati al bilancio UE, quindi al formato XBRL e a programmi che su questo si basano per effettuare i conteggi. Vi ringrazio per la vostra Grazie, attenzione. grazie. Grazie Daniele. Ovviamente al termine di questi 2 giorni tutte le slide e tutto il materiale sarà reso disponibile come di consueto sul portale di oduitalia.org. Ok. Aspettiamo le domande adesso, Le le raccogliamo e facciamo poi dopo. le Perfetto. veicoliamo via email. Grazie, grazie ancora. Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane.